Sì, effettivamente l'iter è quello classico, insomma io ho fatto il conservatorio, vabbè, i miei studi sono, fin da bambino ho studiato musica, nel senso che in casa mia la musica, anche se i miei genitori non avevano una grande istruzione, però la musica soprattutto da parte di mio padre era molto presente, mio padre suonava la tromba dei Balilla da bambino e poi si è messo durante la guerra a studiare la fisarmonica da ragazzino, dopo vabbè con la guerra, possiamo immaginare tutto quello che succede. E però la musica lui la sapeva leggere, quindi l'aveva imparata, sapeva leggere le note, insomma, e aveva talento, perché mi diceva che quando andava a lezione di fisarmonica andava dal maestro, e il maestro faceva lezione, e il maestro diceva bene, per la prossima volta fai questi pezzi. Tornava a casa, studiava, dice, dopo mezz'ora, dopo un'oretta al massimo sarei già tornato a lezione perché li sapevo già, imparava molto alla svelta, orecchio, senso del ritmo. Quindi mio padre era molto portato, tra l'altro in casa, come dicevo prima, decimo di 11 figli, figuriamoci se c'era spazio mentale per la musica, eppure lui nasce da questa famiglia con questo talento musicale, che in qualche modo spero che mi abbia passato, nel senso che propensione, più che la parola talento, una parola che preferirei non usare, propensione per la musica e poi appunto la fortuna di averla studiata fin da bambino, insomma, lui ci teneva. E anche mia madre ci teneva. E quindi insomma ho fatto le medie in conservatorio a suo tempo, la media annessa al conservatorio che purtroppo adesso non c'è più, è un vero peccato. Poi durante il liceo classico comunque ho continuato a studiarla e poi l'ho interrotta qualche anno prima della maturità e poi l'ho ripresa però non più studiando pianoforte ma studiando composizione. Cioè iscrivendomi al conservatorio. E sotto la guida del maestro Giancarlo Facchinetti, compositore bresciano fra i più eminenti, purtroppo mancato diversi anni fa. Poi ho continuato gli studi con Antonio Giacometti, compositore bresciano didatta straordinario, e poi ho seguito vari corsi internazionali con grandi compositori, con grandi maestri. E insomma, ho incontrato varie persone di livello straordinario, Joseph Ligeti, ungherese, Luis Andriessen, James McMillan, compositori, Franco Donatoni, eminenti proprio, alcuni defunti, altri ancora viventi. E poi non si smette mai di studiare. Alla fine è questo. Comporre significa mettere a sempre, come si può dire, mettere se stesso sempre alla prova con qualcosa di diverso, di nuovo, allora con la certezza di non essere mai arrivati da nessuna parte, di essere appena partiti, sempre, comunque, sia quando si scoprono cose nuove, sia quando si è davanti al foglio bianco, c'è la musica, sia da quando si è davanti al foglio bianco, l'unica cosa che è scritta sono le righe del pentagramma e vanno riempite, e uno dice con che cosa le riempie. Non è così semplice riempire le righe del pentagramma con qualche cosa di interessante. Non tanto di nuovo, perché io credo, penso che sia stato detto veramente tutto e di più. Quindi pensare a scrivere qualcosa di nuovo è veramente, direi, presuntuoso. Però qualcosa di interessante, di personale, di. Mi vengono in mente tanti aggettivi, però perché è interessante per chi. Qualche cosa che abbia da raccontare, qualche cosa che abbia una storia da raccontare. È musica fatta di musica, non ci sono parole, quindi sono solo note musicali. Però scritte, almeno secondo le mie intenzioni, in maniera narrativa, cioè in maniera che all'interno dello sviluppo musicale ci sia una storia fatta di note, che abbia un suo senso e che, questa è la cosa più importante, tenga l'ascoltatore avvinto, proprio attento e non lo molli un attimo. Questa è la cosa più importante. E se funziona, il gioco è fatto. Non è detto che funzioni. Uno ci prova. E la logica della costruzione musicale è una logica narrativa, sintattica, proprio come se uno raccontasse una storia. Come i raccontatori di barzellette. Ci sono quelli bravi e ci sono quelli che dopo un po' o sbagliano, mettono il finale, spoilerano, fanno una gran confusione
quindi la forma è molto complessa, molto, molto confusa. E invece nella mente del compositore la narrazione deve essere chiara. Allora, può succedere che io progetti prima il plot narrativo, ma può succedere che io cambi qualche cosa anche in itinere. Anche questo è interessante perché se un'idea arriva e in quel momento istintivamente, l'istinto importante, sento che è funzionale e può essere foriera di sviluppi ulteriori, la inserisco e allora magari la narrazione prende un'altra piega, ma l'importante è che sia sempre coerente e non molli un attimo l'attenzione, perché come diceva Erik Satie, non bisogna abusare della pazienza dell'ascoltatore, e questa è la cosa più importante. Anche io oggi tra l'altro ho ascoltato un disco Sì. Dunque, che ne vuole parlare. questo disco è il mio primo disco interamente mio. Ho fatto parte di altri dischi collettivi come compositore e questo invece è il mio primo disco in cui ho interamente, sono brani miei e basta. Per pianoforte solo e pianoforte a quattro mani. Questo disco ha un'origine, ovvero un concerto fatto il 13 dicembre del 2021 presso il ridotto del Teatro Grande. Praticamente ho incontrato il sovrintendente Umberto Angelini, abbiamo parlato di questo progetto, a lui questo progetto è interessato e mi ha inserito il cartellone. E con due pianisti straordinari, che sono Giovanni Mancuso di Venezia e Andrea Rebaudengo, che è pesarese, marchigiano, però lavora a Milano, insegna al Conservatorio di Milano e vive a Torino ed è un pianista straordinario, ma tutti e due sono pianisti fantastici. Giovanni Mancuso, oltre ad essere un grande pianista, è anche direttore d'orchestra, compositore, entrambi insegnano in conservatorio, uno a Venezia e l'altro a Torino, appunto, come dicevo, e hanno un'attività intensissima, sia come musicisti che come didatti, a livello internazionale. Sono musicisti strepitosi e tra l'altro hanno una mentalità molto aperta per cui vengono dal mondo classico, però nello stesso tempo sono aperti a 360 gradi, da Frank Zappa al jazz, all'improvvisazione, a tante istanze, per cui avevano la mentalità giusta per affrontare questo disco che, allora, io sono un compositore di estrazione classica. Però chiamare questa musica classica è un po', non dico riduttivo, ma fuorviante, nel senso che cosa vuol dire classico? Qualche cosa colta, diciamo così, eurocolta, che viene da quel mondo, però che al giorno d'oggi, siamo nel 2023, l'ultimo brano scritto di questo disco è del 2020, quindi è recente, al giorno d'oggi significa per un compositore accogliere tante istanze. Dal rock progressivo, dal jazz, alla musica etnica, a tutto quello che ci circonda di buono, filtrando attraverso la propria personalità. Quindi non bisogna più pensare a un compositore classico come, non so, Beethoven, Abraham, Bach, che per carità sono i mostri sacri, i geni a cui ispirarsi sempre, in ogni momento. Sono veramente il Nuovo e il Vecchio Testamento della musica. Ma adesso il compositore è gioco forza che si ispiri a tante altre cose, insomma, che sono presenti e che fanno parte della nostra contemporaneità. E quindi in questo disco ci sono, raccoglie anzitutto una serie di brani che hanno una trentina d'anni. I brani più vecchi sono del 1992 e l'ultimo invece più recente è del 2020 ed è proprio il brano che dà il titolo al disco, si chiama Notre Dame del Babenzele, che è un titolo che adesso spiego, e è un pezzo per pianoforte a quattro mani, che dura una ventina di minuti circa, perché nel 2020, nel 2019, 20, quando il concerto è stato inserito nel cartellone del festival, della Fondazione Teatro Grande, questo brano del 2020 non esisteva ancora. Mi occorrevano una ventina di minuti per chiudere un programma di 55 minuti, un'oretta. E allora ho scritto questo pezzo,
di 20-21 minuti, cimentandomi con una forma ampia, una campata unica senza soluzioni di continuità, quindi non pezzi separati. Notre Dame della Babenzele cosa vuol dire? È un titolo che si ispira a almeno due fonti per me importanti di riferimento, che sono la scuola di Notre Dame, cioè praticamente parliamo del Medioevo, intorno tra il 1150 e il 1250, quindi una scuola polifonica francese che fa capo alla Basilica di Notre Dame, proprio nel periodo della sua costruzione, la cattedrale di Notre Dame, e che vede due grandi maestri che sono Magister Leonius o Leonin e Magister Perotinus, l'allievo più grande del maestro, entrambi grandi compositori, ma il secondo è uno dei più grandi compositori, a mio avviso, della storia della musica, anche perché praticamente ha inventato un mondo, ha inventato il pensiero musicale del compositore. Da lì in poi, parliamo del 1200, cioè praticamente tutti i compositori, secondo me, alla fine si sono rifatti a lui come forma mentis, cioè il modo di pensare alla musica, ricavare idee dalle idee, costruire la musica come un artigiano costruisce una sedia, un cancello, un muratore costruisce una casa, un progetto, ricavare da un mattone, ricavare un edificio. Quindi quella scuola polifonica straordinaria, appunto Perotin, Perotinus, è il primo che scrive dei brani a quattro voci, delle cattedrali sonore. Abbiamo pochi documenti, ci rimangono pochi documenti purtroppo perché andiamo in un passato molto remoto, però quei pochi documenti che sono rimasti sono dei capolavori straordinari, tuttora eruditi. E me li sono studiati perché c'erano delle cose che secondo me sono ancora di fascino senza tempo e mi sono ispirato alla scuola di Notre Dame per prendere alcuni elementi e inserirli, o meglio farmi ispirare da questi elementi per inserire poi materiale mio che si ispirasse a questa scuola. E poi Babenzele chi sono? Sono i Pigmei, Pigmei Aka o Baiaka o Biaka, o Babenzele come loro stessi chiamano se stessi, che sono stanziati fra il Camerun, la Repubblica Centrafricana, il Congo, l'ex Congo belga, e sono una popolazione che pratica una musica poliritmica complessissima, di una bellezza, di un fascino incredibile. Tra l'altro, tra la musica dei Pigmei e la musica di Notre Dame, quindi molto antica, ci sono delle analogie. E quindi cercate di prendere queste analogie, rifiltrarle attraverso la mia persona e ispirarmi a questo materiale di grandissimo interesse e di grandissima bellezza per scrivere questo pezzo. Vabbè, poi in questo pezzo ci sono tante altre suggestioni, da Stravinsky a Ligeti, a Brahms, tante cose anche inconsce che non ricordo nemmeno, anche perché l'inconscio è molto importante, che il compositore deve filtrare, filtra suo malgrado, attraverso la propria persona, tutte le suggestioni che gli arrivano dal mondo sonoro da cui è circondato o nel quale vuole inserirsi, immergersi. Quindi questo disco in pratica vede la presenza di una decina di brani, sono 10 proprio, che appunto vanno da 1992 fino al 2020, insomma. A parte questo brano corposo di 20 minuti che dà anche il titolo al disco, ci sono altri brani che si ispirano a varie altre cose. Il rock progressivo, il jazz, poliritmie, Bach, Stravinsky, Satie, Erik Satie, compositore eversivo come pochissimi altri, nasce nel 1866, muore nel 1925, quindi ha dato origine al surrealismo, ha dato origine al dadaismo, compositore avanzatissimo per l'epoca, unico. Prima di lui determinate cose non erano mai state scritte e non sono più state scritte neanche dopo di lui. Una fantasia inesauribile e una mente libera, totalmente libera. È uno dei miei pilastri proprio di tanti altri che adesso non mi vengono in mente perché ho miliardi di influenze e poi cerco di filtrare il tutto attraverso la mia persona, se riesco. Più o meno questo è il
quello che posso dire sul disco e su questo progetto.